No, io non sono arrabbiato, fa parte del calcio. Io penso che il primo tempo la squadra ha fatto bene, ha messo in difficoltà Perugia, tanto è vero che ci sono finite tante palle in tribuna, ma non è riuscita a trovare gol. Poi abbiamo preso gol sulla sponda, su palla da fermo, che era evitabile, secondo anche lì disattenzione di nostro giocatore, e su 2-0 era difficile, però la squadra mi ha soddisfatto perché ha voluto, ha lottato fino alla fine, è riuscita ad arrivare su 3-2 anche se non ha giocato più con grande ordine, ma ha giocato con tanta voglia. E alla fine abbiamo preso dei contropiedi, perché è normale che su 3-2 la squadra si sbilancia, cerca di pareggiare. Vabbè, noi abbiamo avuto un'occasione facile primo tempo che purtroppo abbiamo sbagliato da mezzo metro, poi non abbiamo costruito, abbiamo giocato più da esterni e non siamo riusciti a fare ultimo passaggio. Poi ripeto, per me primo tempo la squadra ha giocato, seconda ha giocato disordinata e se si gioca con disordine si paga sempre. Zampano era titolare l'anno scorso, Zampano è stato richiesto da un mercato anche dalle squadre di Serie A perché è bravo. Io non ho sentito tante offerte per Crescenzi. Per me è un giocatore che l'anno scorso ha fatto in Serie A a momenti molto bene, ma c'ho 30 giocatori, per me possono giocare tutti. Sì, la sua forza dovrebbe essere forza fisica per ripartire, per buttarsi sui spazi, invece per ora non ci riesce, anche tecnicamente c'ha dei problemi di controllare pallone, deve crescere, un 99 non è facile per 99 giocare.